Allora, buonasera a tutti, consiglieri. Sono le 18:34, iniziamo la seduta e la parola al segretario per l'appello. Parrini. Mazzantini. Torrigiani. Mantellassi. Bergamini. Bagnoli. Petroni. Torrini, Balducci, Falorni, Bacchi, Cappelli, Del Rosso, Ramazzotti, Ancillotti, Faraoni, Morelli, Cioni, Borgherini, Ciolli, Cinotti, Pacchiano, Bartoli, Marconcini, Poggianti. Bene, allora il numero legale c'è. Gli scrutatori per la seduta di stasera sono Cappelli, Balducci, Cioni. E prima di iniziare il sindaco mi ha chiesto la parola per alcune comunicazioni, quindi prego sindaco. Grazie presidente, buonasera a tutti. Vorrei semplicemente, prima di iniziare l'ordine del giorno del consiglio, relazionare rispetto ai fatti avvenuti ieri durante la manifestazione di Empolissima sulla presenza di venditori abusivi sul suolo pubblico e su quello che è stato l'intervento della Polizia Municipale, avvalendomi di una relazione che mi è stata fornita dalla Polizia Municipale stessa. Fino al cambio di turno dei nostri agenti, che è avvenuto all'1:30, non si erano registrati episodi, diciamo, o numeri tali da poter gridare alla preoccupazione che invece poi è partita nelle ore successive. C'erano alcuni venditori abusivi, ma era già stato, diciamo, in qualche modo segnalato e contrastato dai due agenti in servizio la presenza, e si erano momentaneamente allontanati. Durante il cambio turno è arrivata, diciamo, questa frotta numerosissima di persone, che ha raggiunto circa le 30 unità. Prima dell'arrivo in servizio dei nostri due agenti, diciamo, che facevano il turno pomeridiano, erano presenti all'incrocio tra Via Roma e Piazza Don Minzoni due agenti della Polizia di Stato, che avevano iniziato, diciamo, l'azione di contingentamento. Una volta che sono entrati in servizio anche i due agenti della Polizia Municipale, quattro a questo punto assieme, si sono riversati su Via Roma invitando a allontanarsi, cosa che non è avvenuta, anzi, diciamo che i toni si sono scaldati. Hanno chiesto rinforzi e sono arrivati altri due agenti della Polizia Municipale, che venivano da Montespertoli, e una pattuglia dei carabinieri. E questo, diciamo, fraseggio, passatemi il termine metaforico, nel tentare l'allontanamento, che poi si traduceva in spostamento altrove, poi era presente anche l'assessore Ponzo, che potrebbe raccontarvelo anche di persona per averlo visto, è proseguito sostanzialmente fino a metà del pomeriggio, con punte di calore in questa
reciproca occupazione di territorio. Chiaramente gli strumenti che poi sia la Polizia Municipale sia la Polizia di Stato hanno a disposizione sono principalmente legati al sequestro delle merci, cosa che è avvenuta, e questo materiale è depositato, come sempre avviene in questi casi, presso il comando della Polizia Municipale, che sta catalogando, diciamo, tutto quello che è stato sequestrato per poi mandarlo in dismissione, in distruzione. Richiamo semplicemente per completezza, diciamo così, dell'informazione e della comunicazione il fatto che dall'inizio dell'anno sono stati effettuati da parte della Polizia Municipale 45 interventi nel centro storico. Di norma è sabato pomeriggio o la domenica delle giornate di apertura. Se fate il conto di quanti sono i fine settimana dall'inizio dell'anno ad oggi, potremmo dire tutti fine settimana. 198 controlli in occasione dei mercati rionali e 15 controlli in occasione delle manifestazioni straordinarie. Negli ultimi due anni sono stati distrutti 1.760 pezzi sequestrati. Tutto questo semplicemente per rappresentarvi, da un lato, un'attività che viene svolta da parte della Polizia Municipale congiuntamente alle altre forze dell'ordine, che è un'attività costante, che purtroppo non è assolutamente sufficiente, e che però dopo l'episodio di ieri, episodio assolutamente eccezionale, quella manifestazione di Empolissima, perché naturalmente laddove, diciamo, ci fossero state avvisaglie di questo tipo, anche l'organizzazione e la presenza della PM, così come delle forze dell'ordine, sarebbe stata fatta in maniera diversa, che ci porta a questo punto a inserire anche Empolissima all'interno di quelle manifestazioni che vanno diciamo segnalate e tenute in controllo in modo più efficace, e che in ogni caso mi porterà nelle prossime ore a fare una relazione dettagliata di quanto avvenuto anche al prefetto e al questore, perché ritengo che questo tipo di presenza, mai manifestata nei termini numerici come ieri e mai manifestata nell'atteggiamento come ieri, quindi di grande, diciamo, resistenza a quella che è normalmente l'azione di contrasto, debbano far crescere il livello di attenzione verso questo fenomeno, non solo da parte ovviamente del sindaco, dell'amministrazione, della Polizia Municipale, ma da parte di anche gli organi preposti all'ordine pubblico, primo tra tutti ovviamente la prefettura. Bene, grazie sindaco per le precisazioni. E iniziamo quindi con la scaletta, passiamo al punto numero 2, che è la discussione sull'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Fabbriche Comuni per la Sinistra, relativo all'aggiornamento e agli sviluppi riguardanti i patti di amicizia con le municipalità curde dell'autonomia democratica Rojava, municipalità di Kobane, sì, Siria, Suruk e Turchia. Siccome l'ordine del giorno è del gruppo, ovviamente, ma è presentato dalla consigliera Marconcini, che chiedeva, siccome ha avuto un contrattempo, l'ho sentita prima, chiedeva se era possibile posticipare di un punto, e appena arriva lo illustro, se no lo illustro io. No, non ci sono problemi, ora non mi dispiace, sapevo. Per lei. No, ma ci mancherebbe, se lo sapevo prima passavo subito al punto dopo, va bene. Allora passiamo al punto numero 3, che è la mozione presentata dai gruppi consigliari Ora si cambia linea civica, relativa a verità e giustizia per Giulio Regeni contro le ambiguità del governo egiziano. La presentazione, Cioni. Lo fa prima te? Non so, chiedi a loro. Vai. Scusate, riprendiamo allora il punto numero 2,
che, ripeto, anche per così dare il tempo a Samuela di accomodarsi, riguarda l'aggiornamento e gli sviluppi riguardanti i patti di amicizia con le municipalità curde dell'autonomia democratica Rojava, municipalità di Kobane, Siria, Suruk e Turchia. Allora, Samuela, c'è, pronta? Mi sentite? Come? Buonasera. Allora, faccio una premessa alla premessa, ovvero che questo ordine del giorno nasce dall'analisi, diciamo, della situazione della Turchia in seguito al fallito tentativo di colpo di Stato del 15 luglio, in seguito al quale c'è stata una recrudescenza nei confronti della popolazione. Sono adesso 32.000 le persone arrestate, oltre 70.000 quelle sotto inchiesta. Dal 24 agosto poi la Turchia ha lanciato un intervento militare senza precedenti nel nord della Siria. Il presidente Erdogan ha dichiarato che, diciamo, che lui sta combattendo contro un nemico unico, composto dai jihadisti dell'ISIS e dalle milizie curde. E il 28 agosto lo Stato turco ha dichiarato di aver ucciso almeno 25 terroristi, termine con il quale i militari indicano i combattenti delle milizie curde. È notizia di ieri poi l'autobomba che ha provocato 8 morti e 5 feriti nel sud-est della Turchia. Le vittime sono militari turchi, non ci sono rivendicazioni dell'attacco, ma la Turchia già sostiene che sia opera del PKK, del Partito dei Lavoratori del Kurdistan. E quindi, date queste premesse alla premessa, ricordando che il 30 marzo del 2015 il Consiglio Comunale di Empoli ha approvato l'ordine del giorno presentato dalla sindaca Brenda Barnini riguardante patti di amicizia con alcune municipalità curde della zona tra Turchia e Siria, e che il 6 maggio del 2015 ha avuto luogo un incontro tra il vice sindaco Mori e Oran Şansal, co-sindaco della municipalità curda di Suruç, cittadina al confine turco-siriano, e con Faruk Tatli, coordinatore dell'unità di crisi per Kobane nella municipalità di Suruç, e con Alikan Yildiz, presidente dell'associazione Mezzaluna Rossa, Kurdistan Italia Onlus, con l'intento di dar vita ad un reciproco scambio di esperienze socioculturali che favoriscono la diffusione di una cultura di rispetto e di pace per l'autodeterminazione dei popoli. E premesso che ad oggi non abbiamo notizie riguardanti iniziative di scambio socioculturali tra il comune di Empoli e la municipalità curda di Suruç, e che oggi più che mai, visto i già ricordati sviluppi bellici negativi per l'esperienza della Confederazione Democratica del Rojava, minacciata dall'esercito turco e dall'internazionalizzazione del conflitto siriano, si impegna il Presidente del Consiglio Comunale ad avviare relazioni con la Municipalità di Suruç, come espressamente dichiarato il 6 maggio dal Vice Sindaco Mori, ad esprimere solidarietà alla Confederazione Democratica del Rojava, che rischia di essere occupata dall'esercito turco, e ad esprimere la propria contrarietà all'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia. Ricordo brevissimamente che l'accordo siglato a marzo di quest'anno prevedeva 3 miliardi di euro di aiuti alla Turchia in cambio del respingimento in Turchia dei migranti irregolari e dei profughi arrivati in Grecia dopo il 20 marzo di quest'anno. Attualmente la Turchia sta ospitando 2,5 milioni di rifugiati siriani, ma pensare di ricacciare profughi considerando la Turchia un paese terzo sicuro, quando la Turchia non riconosce la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, è veramente paradossale, visto che tutte le sue trattative per entrare nell'Unione Europea si arenano contro il fatto che vorrebbe reintrodurre la pena di morte. E oltretutto si tratta di un accordo inutile, visto che i siriani sono sotto attacco ormai da più di 5 anni e non smetteranno certo di fuggire da un paese in guerra, semmai ricorreranno ad altri canali per cercare di fuggire. L'ultima notizia riguardo a questo accordo risalgono al 15 agosto di quest'anno, quando la Turchia premeva perché questo accordo entrasse in vigore, ma di fatto non aveva ancora rispettato tutti i 72 punti previsti nell'accordo. E diciamo, l'Unione Europea potrebbe fare pressione sulla Turchia, visto
che in questo momento ha sospeso la possibilità di movimento, di spostamento dei cittadini turchi nell'Unione Europea proprio in seguito al fallito colpo di Stato del 15 luglio. Bene, grazie Samuele. Allora, ci sono interventi, ricordo, un ordine del giorno, quindi 5 minuti a gruppo. Ci sono interventi? No. Chiudiamo? Mazzantini, prego. Chiarito e illustrato più completamente, credo che magari all'interno della mozione, all'interno dell'ordine del giorno, leggendo che non si trovava relativamente all'ultimo impegno dello stesso ordine del giorno, e da questo ultimo proposito effettivamente si tratta di un accordo che quando fu stipulato fu un po' il frutto del tentativo di provare a... Ora? Ah, da dove? Non so cosa sia. Però abbiamo tutto, mancava proprio l'ultima parola. Allora, dicevo, è stato un po'. Era il tentativo di disciplinare quella che era una situazione di particolare flusso migratorio e che tentava soprattutto di concentrarsi nel tentativo di dare una risposta a una gestione oggettivamente difficoltosa e che riguardava soprattutto i flussi da Balcani. Effettivamente è un accordo che anche e soprattutto successivamente a quella che è stata il precipitarsi del colpo di Stato e poi della involuzione democratica che ha attraversato la Turchia, ci fa chiedere oggi se un paese non rispetta i diritti umani e che sta minacciando e praticando delle vere e proprie purghe di massa possa essere considerato ancora un partner con cui risolvere l'emergenza profughi, e da questo punto di vista in qualche modo quando la collega Marconcini parlava di status safe third country, no? Terzo stato sicuro, effettivamente anche gli organismi internazionali hanno dato una risposta negativa in questo senso, e per questi motivi esprimeremo il voto che ho anticipato poc'anzi. Grazie. Bene, grazie Mazzantini. Altri interventi? Chiudiamo la discussione. Scusatori, votanti? 17. Sicura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sicura? 18. Allora, 18 i votanti. Allora, mettiamo in votazione quindi il punto numero 2, l'ordine del giorno del gruppo consigliare Fabbrica Comune relativo all'aggiornamento e agli sviluppi riguardanti i patti di amicizia con le municipalità curde. Votanti 18, i favorevoli? Quindi l'unanimità. Bene. Grazie, mi sembrava. Sì, l'unanimità. Hanno sei tutti la mano, quindi l'unanimità. Bene. Allora, grazie. Passiamo al punto numero 3, che è la mozione presentata dai gruppi consigliari Ora si cambia linea civica, relativa a verità e giustizia per Giulio Regeni contro le ambiguità del governo egiziano. Laccioni. Allora, ora in realtà questo ordine del giorno era stato presentato per il Consiglio Comunale scorso, è assolutamente ancora attuale, ma diciamo quando l'abbiamo scritto avevamo in mente la pubblicazione dell'elenco delle torture che era uscito proprio in quei giorni. Ieri c'è stata una marcia, la marcia per la pace, e il manifesto che apriva... Scusate, andavo a finire di parlare Pontino. No, vabbè, se ci siamo. Riparto.
Riparto. Ieri c'è stata una manifestazione per la pace, la famosa Perugia-Assisi, la marcia. Lo striscione che apriva era contro l'indifferenza. Io credo che quando si parla dell'omicidio, delle torture di Giulio Regeni, debba essere proprio questo il faro che ci illumina, contro l'indifferenza. Abbiamo riempito giustamente in questo Consiglio Comunale, insomma questa città lo ha fatto e in altre stanno discutendo purtroppo con brutti ordini del giorno sull'opportunità di togliere questi cartelli gialli che chiedono verità e giustizia per Giulio Regeni. Proprio in questi giorni a Trieste c'è stato un ordine del giorno presentato dalla destra in cui... non l'ho visto... di rimuovere questo striscione, ma questi cartelli, questo striscione non solo sono opportuni perché ci ricordano che il nemico peggiore è l'oblio, è l'indifferenza, ma sono anche opportuni per uscire da un'ambiguità, per ribadire un necessario bisogno di chiarezza anche nei confronti del governo egiziano. E da questo punto di vista, rispetto a una dichiarazione di principio, di una richiesta di verità e giustizia, credo che sono arrivati i tempi per andare oltre. Vi ricordo che Giulio Regeni è stato rapito il 25 gennaio al Cairo e il suo corpo è stato ritrovato martoriato dalle torture il 3 febbraio. I primi di settembre è uscito l'esito dell'autopsia fatta dagli italiani, perché appunto non dimentichiamoci che l'insabbiamento del governo egiziano ha condotto a indagini separate, a notizie contrastanti, fino addirittura a una sparatoria in cui venivano... Scusate, c'è una confusione, io non riesco a concentrarmi. Sento troppo chiacchiere, non riesco a... Mi dispiace, se magari c'è qualcuno che ha maggiore capacità di concentrarsi di me, io no. E appunto dicevo, riparto, no scusate, ma sono veramente... Ecco, in tutta questa vicenda però c'è da sottolineare e da uscire da un'ambiguità che sta caratterizzando il governo italiano. Mi spiego meglio. L'Italia è il principale partner economico dell'Egitto. Lo è per quanto riguarda l'ENI, perché è il maggior investitore, non solo, gestisce la maggior parte di estrazione di idrocarburi in Egitto. Lo è per quanto riguarda il commercio delle armi. Non dimentichiamo che il giorno stesso in cui il corpo di Regeni è stato ritrovato, la ministra la ministra degli affari commerciali, come si chiamava quella che si è dimessa? Guidi, era con imprenditori in Egitto, in un momento in cui ancora il corpo di questo ragazzo e già le indagini stavano insabbiando una verità che purtroppo ancora non è emersa. Per questo noi chiediamo che si vada oltre questi cartelli, chiedendo impegni precisi al governo, all'Europa, perché è anche vero che Giulio Regeni è un cittadino europeo. E se nell'Europa ci crediamo, dobbiamo credere in un'Europa che stabilisce e fonda le relazioni, quelle commerciali ma anche quelle politiche, su valori che sono imprescindibili. Primo di tutti la libertà di opinione, la libertà di ricerca e soprattutto una battaglia forte contro la tortura. Per cui chiediamo che da questo Consiglio Comunale esca un appello non solo simbolico, ma che chieda impegni precisi al governo, all'Europa, non solo, che chieda anche di calendarizzare il prima possibile la legge per il reato di tortura, cioè la legge che accoglie anche in Italia quanto previsto dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite. Non dimentichiamo
non dimentichiamoci che in Italia addirittura per il reato di tortura non è prevista l'estradizione. Io credo che vorrei finire con lo striscione che apriva ieri la Perugia Assisi, contro l'indifferenza. Stiamo attenti, Giulio Regeni non è una vittima casuale di terrorismo, è un cittadino, come in altri casi è successo, per esempio a Valeria Solesina, al Bataclan, sono casi diversi, sono situazioni diverse. Quel terrorismo che ha ucciso Giulio Regeni è un terrorismo di Stato, è il terrorismo di uno Stato che ha rapporti politici e economici con l'Italia. Io credo che questo vada ribadito, che non si fanno accordi col, fra virgolette, diavolo. Si diceva prima, lo diceva prima Samuela, per quanto riguarda il trattamento che la Turchia fa ai profughi, ecco, nemmeno con l'Egitto si possono fare patti, nemmeno all'Egitto, una polizia repressiva come quella di Al-Sisi si possono dare armi. E gli ultimi carichi, sì, Presidente, io finisco, però siccome sono stata interrotta dalla confusione di quest'Aula più volte, ho perso il segno. Ho dato 2 minuti in più, quindi non erano 2 minuti di interruzione, ho dato 2 minuti in più. No, allora, le interruzioni si chiamano interruzioni non perché uno fa una parentesi di 30 secondi, comunque, perché poi uno è costretto genere, a ricominciare. Un minuto lo concedo a tutti, ti ho dato 2 minuti perché allora, c'è stata un'interruzione. No, finisci, ti ho detto finisci, però finisci. No, non da... Beatrice, non la prendere sempre in questo modo, non è... ho fatto una puntualizzazione come faccio a tutti quando sforano il tempo. Un minuto li succede a tutti, dopo un minuto, anzi, fa un richiamo, ma potevi tranquillamente terminare, non era, non ti volevo interrompere in questo modo, però se sei così, te la prendi così male, va bene. Allora, passiamo alla discussione. Ci sono interventi? 8 minuti a consigliere? Prego. Allora, io sono stata recentemente in Friuli e mi ha colpito vedere invece il grandissimo numero di cartelli gialli della campagna lanciata da Amnesty International per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni, che peraltro era nato proprio a Trieste, per cui il fatto che proprio in questa città si chieda di togliere questi cartelli fa veramente impressione. Poi aveva vissuto in provincia di Udine e lì in effetti c'erano ancora più cartelli. Concordo con quanto diceva la consigliera Cioni prima di me, che insomma ci troviamo su questa stessa linea, come dire, interpretativa, quindi di forse interruzione dei rapporti economici con questi tipi di stati. Ma diciamo di questa mozione quello che più mi interessa, che ritengo diciamo debba essere approfondito oltre a quello che già diceva la consigliera Cioni, è l'ultimo punto in cui si chiede giustamente di impegnarsi a fondo per una legge sulla tortura, perché in effetti a dicembre di quest'anno saranno 28 anni che l'Italia aspetta l'introduzione del reato di tortura nel proprio codice penale e sono 28 anni da quando il nostro Paese ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, impegnandosi ad inserire questo delitto nella propria legislazione. All'inizio di questa legislatura una proposta di legge aveva iniziato il suo iter parlamentare, approvata al Senato nel marzo 2014, successivamente approvata alla Camera, all'indomani della condanna dell'Italia per le torture nella scuola Diaz da parte della Corte Europea per i diritti dell'uomo nell'aprile del 2015. Il testo, modificato appunto alla Camera, fu spedito nuovamente al Senato dove è stato affossato. Eppure in Italia, non so, anche in Italia quindi, sicuramente la situazione in Italia non è paragonabile a quella dell'Egitto, ci mancherebbe, però non sono mancati casi di tortura per i quali le vittime non hanno ricevuto giustizia. Oltre alla scuola Diaz, anche gli episodi di violenza avvenuti nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova del 2001 e le torture avvenute nel carcere di Asti nel 2004 sono attualmente all'attenzione della Corte Europea per i diritti dell'uomo. Nel carcere di Asti 5 agenti di polizia penitenziaria sono finiti sotto processo perché
hanno abusato dei loro poteri maltrattando detenuti Claudio Renne e Andrea Cirino. Ci sono anche le intercettazioni, sono veramente da brividi. Lo Stato italiano aveva proposto una composizione amichevole patteggiando le torture per 45.000 euro a testa per ogni ricorrente, lasciando intendere quanta consapevolezza ci sia anche da parte del governo rispetto al fatto che questi atti si possano qualificare appunto come tortura. Torture per le quali di fatto in Italia esiste l'impunità. E, quindi anche nel nome di Giulio Regeni penso si possa estendere a tutti voi, a tutti i cittadini empolesi, l'invito promosso dall'Associazione Antigone per un sit-in il prossimo giovedì 13 ottobre di fronte in piazza Montecitorio, per chiedere al Presidente del Consiglio Matteo Renzi e al Ministro della Giustizia Andrea Orlando di farsi garanti dell'approvazione del reato di tortura. Grazie. Bene, grazie Samuela. Altri interventi? Per Poggianti. Questo è la prima occasione che mi capita di intervenire sul caso Regeni dal mio insediamento, in quanto, se non mi sbaglio, nella precedente mozione era presente il consigliere Gracci. Condivido lo spirito dell'iniziativa e sottoscrivo anche le parole fin qui pronunciate dalle relatrici e dagli altri due consiglieri, perché è naturale che quando si sia davanti ad una barbarie, di fronte alla barbarie si debba fare chiarezza, soprattutto quando vittima è una persona totalmente innocente, un civile che era lì per ricerca. Anche se poi ci sono 100.000 diversioni intorno al motivo per cui Giulio Regeni fosse realmente in Egitto, dal che fosse una spia del governo inglese ad altre situazioni o questioni che a noi al momento non ci è consentito sapere, ma di fatto siamo di fronte ad un dato inevitabile e chiarissimo: una persona innocente è stata barbaramente uccisa dal governo, da alcuni egiziani, e il governo egiziano ad oggi non sta dando risposte se non dilatorie e totalmente insensate, perché sono contraddittorie fra di loro. Quindi sottoscrivo quanto detto dalle precedenti consigliere e voglio nuovamente esprimere tutta la mia vicinanza naturalmente alla famiglia, a Giulio Regeni e a tutto il problema che si è posto intorno. Però, vista la puntualizzazione compiuta in una semplice battuta dal sindaco Barnini, cioè sul fatto che anche le destre avessero chiesto ad Empoli una rimozione dello striscione, si parlava della destra di Trieste, cioè qualcuno aveva chiesto, è stato chiesto, forse ho fatto un'associazione perché si parlava del sindaco di Trieste e quindi ho fatto un connubio molto probabilmente errato. Però nei fatti lo spirito in parte della scelta non tanto di Piazza ma quanto di evitare la strumentalizzazione del fenomeno da qualsiasi parte politica mi trova concorde, cioè quando vi è un'ingiustizia, tale ingiustizia deve essere comunemente accettata, perorata e assolutamente difesa. Quindi non può essere però appannaggio solo di una parte politica, in questo caso del PD, che si fa scudo dei manifesti di verità per Giulio Regeni, per poi, come dicevano le altre due consiglieri, non essere forte nei confronti del governo egiziano. Quindi i volantini, i manifesti sono necessari laddove però vi sia anche un'azione concreta nei confronti del governo egiziano. Ed è per questo che questa doppia versione dei fatti del PD attuale a livello nazionale di sostenere la campagna per Giulio Regeni ma allo stesso tempo di non essere veramente decisivo su questa questione mi porta a sostenere la parziale inutilità di manifesti della campagna sostenuta dal PD per i manifesti di Giulio Regeni e a chiedere in questa sede di poter votare per punti la mozione, votando naturalmente contro al primo punto e votando a favore al secondo. Per quale motivo? La scelta l'ho già abbondantemente spiegata, dimostrata,
cioè finché si tratta di sostenere il governo nazionale perché faccia chiarezza sulla questione Giulio Regeni, sono completamente d'accordo, ma se si tratta invece di sostenere ancora una volta una campagna mediatica che al momento la sta soltanto strumentalizzando il Partito Democratico e allo stesso tempo non sta facendo niente per verità, per fare verità e chiarezza su Giulio Regeni, non mi trovo concorde e quindi voterò sul primo punto contro. Bene, grazie Poggianti. Altri? Ci sono altri? Cioni? Allora, finivo, almeno finisca anche l'intervento. Le ambiguità con l'Egitto. Io vorrei ribadire che in Egitto ci sono 3-4 sparizioni quotidiane di dissidenti, cittadini, una situazione che assomiglia molto a quella dell'Argentina del regime dei militari. Persone che spariscono, che vengono torturate, interrogate, a volte anche bambini, a volte non si sa su cosa. Con un sostegno al governo egiziano, spesso diciamo così, mascherato anche da un avamposto nei confronti dell'ISIS, cosa non vera, in Egitto non c'è un problema, non c'era nemmeno nel periodo in cui hanno governato i fratelli musulmani con Morsi, ma sicuramente non c'è un problema di islamismo estremista, di... C'è un problema di democrazia, c'è un problema di democrazia che non è stato probabilmente la primavera egiziana, le manifestazioni di Piazza Tahrir, proprio per l'inasprirsi di provvedimenti dei governi che si sono nel tempo succeduti, hanno ristretto e allora credo sia fondamentale che questo ordine del giorno sia votato per intero, perché quando si parla dell'impegno dell'amministrazione nella campagna Verità per Giulio Regeni, questa amministrazione quando ha messo quei cartelli lo ha fatto chiedendo di più, ovviamente non era solo una manifestazione, una campagna estetica, era una campagna di impegno. Credo che ora che alcune verità stanno tristemente emergendo, cioè, credo si debba andare oltre e chiedere ancora di più al governo egiziano e chiedere ancora di più ai nostri fratelli europei, perché è scandaloso anche che se si smette noi di vendergli le armi cominci a venderglielo la Francia, che l'Inghilterra non sia così coinvolta come noi nel richiedere giustizia. Ecco, io credo che questo sulla tortura non mi dilungo perché giustamente Samuela è entrato molto nel merito. Credo sia importante, appunto, Andrea, votarlo tutto insieme, ma credo sia importante anche concludere appunto con lo striscione che apriva ieri la Perugia Assisi e che è contro l'indifferenza. Guardate, l'indifferenza ci ha portati a accorgersi del genocidio argentino dopo la guerra delle Falkland Malvinas, quando in realtà l'Italia era il principale complice dell'Argentina. Non vorrei che con l'Egitto succedesse la stessa cosa. Grazie. Grazie Cioni. Altri? Non ci sono altri interventi? Allora, chiudiamo la discussione. Dichiarazione di voto sulla mozione? Non ci sono dichiarazioni? Allora, Mazzantini. Sì, grazie Presidente. E per quanto riguarda questa mozione, noi in qualche modo richiamiamo quella che è la posizione che abbiamo espresso anche in occasione della precedente discussione sul tema. Ed oltre a far presente come ci sembra che questa amministrazione e il Comune di Empoli stia portando avanti la campagna e ce ne siano anche le prove fisiche a noi vicine,
Per quanto riguarda la problematica e la posizione del nostro governo nelle relazioni con l'Egitto, ribadiamo quella che è il nostro convincimento, ossia che riteniamo che sia giusto sollecitare e stimolare il Parlamento e il governo italiano affinché mantengano il punto sulla necessità di continuare con questa indagine che porti a far emergere la verità sul caso Regeni. E al tempo stesso ribadiamo, come abbiamo evidenziato anche la volta scorsa, che riteniamo di dover lasciare alle istituzioni la scelta degli strumenti di pressione di carattere politica, di carattere economico e di carattere istituzionale, in senso lato, da utilizzare quali leve su cui più utili al fine che, come ho detto, preposto e che condividiamo. E del resto, nel mentre, ossia dalla volta scorsa, uno degli strumenti che furono oggetto di dibattito tra noi si concretizzò, ecco, con il passare dei mesi e con l'attenzione che veniva mantenuta alta. Per quanto riguarda l'ultimo punto, invece in questo caso lo condividiamo, effettivamente il nostro paese è fermo da troppi anni, cioè qui secondo me le responsabilità sono lontane nel tempo, perché un paese come il nostro, con un tasso di senso delle istituzioni, stato del diritto, eccetera, è strano che ancora non sia riuscito ad approvare una legge di questo tipo, e quindi condividiamo che è giunta l'ora di sollecitare nuovamente il legislatore affinché sia codificata o comunque normata una legge sul reato di tortura. Grazie. Grazie Mazzantini. Altri? Prego, Marconcini. Allora, io non so se questo intervento di Mazzantini voglia dire che voterà favorevole o contrario, non l'ho capito, nel senso che dei tre punti ce n'è uno che forse non... e quindi forse lo spinge a votare contrario? Non si capisce. Comunque, come dire, ribadisco quanto detto dalla consigliera Scioni. Chiedere un atto così forte, come appunto aveva già fatto, lo si ricorda del resto nell'introduzione di questa mozione, l'aveva già fatto ad aprile 2016 e l'ambasciatore era stato richiamato come forma di protesta. Di fronte alle sofferenze di, so a questo punto quante saranno, decine, centinaia di persone che vengono arrestate ingiustamente, così in Egitto come in Siria, io ho un amico che ha un fratello in Siria e non sa se è vivo o morto, quindi probabilmente in Egitto sta accadendo lo stesso, di fronte a un tasso così alto di sofferenza non bisogna essere timidi nel chiedere un segno forte, penso, da parte dell'Italia, insomma, gli interessi economici non possono prevalere di fronte a questo stato di fatto che stiamo vedendo in Egitto, che davvero è troppo simile all'Argentina della dittatura militare. Dopo il ritiro dell'ambasciatore ad aprile, poi però ne è stato nominato un altro, come appunto si ricorda nella mozione stessa. Questa richiesta da parte dell'altro gruppo di opposizione non ci fa a noi pensare di votare contrari, anzi votiamo convintamente a favore. Grazie Marconcini. Altri? Altre dichiarazioni? Non ci sono dichiarazioni? Sì, certo, questa. Non ci sono altre dichiarazioni, quindi passiamo alle votazioni. Allora, il capogruppo Poggianti ha chiesto la votazione per punti, dunque nell'impegno ci sono tre punti, come pensavi di uno per uno oppure? Quindi uno per uno, tre punti. Tre punti, tre, perfetto. Tre votazioni. Allora, i votanti, scrutatori, 20 perché è arrivato anche Borgherini. Allora, mettiamo in votazione la mozione con le premesse, il punto numero 1,
che recita a proseguire il proprio impegno, impegna la Sindaca e la Giunta a proseguire il proprio impegno nella campagna Verità per Giulio Regeni. 20 votanti favorevoli. Tutta l'opposizione, scusa Buggianti. Bene, grazie. Allora, passiamo al punto numero 2, che inizia con ad attivarsi presso il governo italiano e termina con collaborazione di tutti i paesi membri. Favorevole solo l'opposizione, contrario tutta Allora, favorevole tutta l'opposizione, salvo Poggianti. Bene. Contrari? Possono mozione d'ordine? No, la dichiarazione di voto che ho fatto nell'ordine del giorno, so che sì, della mozione. No, nella mozione sì. Nella mozione si può fare sia l'intervento sì. La dichiarazione. È nell'ordine del giorno che non è prevista la dichiarazione. Non so se è venuto a verbale l'intervento, siccome la consigliera Marconcini ha chiesto di capire che rispetto al primo punto noi votavamo contro perché riteniamo che questo comune lo stia già facendo. Allora. Se c'è una precisazione. Allora, sì. Mazzantini, che faccio? C'è un. Ci dica. Prego. In realtà anch'io non avevo ben capito l'intervento e ho pensato che forse mi ero distratta. E invece forse se ci chiarite meglio il perché non siete contrari a proseguire. Cioè, nella mozione non si è detto che l'amministrazione non sta facendo, si chiede di proseguire semplicemente. Allora, grazie. Facciamo ripetere al capogruppo Mazzantini la sua dichiarazione per precisare meglio questo punto. A chiarimento, certo. Vabbè. Allora, Mazzantini? Perfetto, basta. Allora, contrari quindi a proseguire la strada. Scusate, il microfono, scusate. Allora, Vabbè, questo è, certo. Allora, chiarito? Bene, allora, per correttezza, allora, siccome c'era stato non era molto chiara da parte di alcuni consiglieri, bisogna aspettare Dusca per ripetere la votazione. Sì. Per correttezza si ripete così, non ci sono dubbi. Allora, ecco Dusca. E dopo alcune precisazioni si ripete la votazione, quindi dovevamo aspettare te perché erano 20 votanti prima e quindi sono. Allora, attenzione, consiglieri, vediamo di essere attenti così non ci sono ulteriori intoppi. Allora, punto, votazione per punti, al punto numero 1, il punto di recita a proseguire il proprio impegno nella campagna Verità per Giulio Regeni. Allora, sono 20 favorevoli, 20 votanti, scusate, i favorevoli. Allora, ci siamo, meno concianti. Bene, sì, contrari? Tutta la maggioranza e Poggianti. Bene, allora. E Poggianti. Poi, allora, il secondo punto, Andrea Poggianti.
secondo punto, da solo, quindi da ad attivarsi presso il governo italiano fino alla collaborazione di tutti i paesi membri. Stessi votanti, favorevoli? Bene, grazie. Contrari? Tutta maggioranza. Astenuti? Nessuno. Terzo punto, che inizia con ad attivarsi presso la Presidenza del Senato fino a proposta di legge sul reato di tortura. Quindi 20 votanti favorevoli, questa volta a parte Poggianti 19, esatto. Contrari? Astenuti? 1, Poggianti. Ora dobbiamo ripetere la votazione. Quando viene fatta la richiesta di votazione per punti, deve essere comunque votata la mozione nella sua interezza. Quindi votiamo tutta la mozione con i 3 punti dell'impegno. Stessi votanti? Favorevoli? Quindi, grazie. Contrari? Tutta la maggioranza. E Poggianti? Astenuti? Nessuno. Bene, allora, si parte con gli ordini e poi si fa la conferenza. No. Perché prima bisogna con voi loro. Aspetta, facciamo anche l'altro mentre. No. Oh, sì, però, allora, scusate. Scusate, visto che aspettavo anche l'arrivo di Borgherini, perché era il Presidente della Commissione, era in Commissione venerdì, io purtroppo non potevo essere presente. Mi è stato riferito dopo la Commissione che alla fine della Commissione era stato chiesto, per problemi contingenti di inizialmente la presenza, doveva essere presente il consulente che aveva seguito la delibera sul piano del commercio. Il consulente non può essere presente perché ha avuto un incidente, per cui non è, però sono presenti le due che non conosco personalmente, però era stato chiesto di iniziare a discutere la delibera dopo i primi due punti, giusto? Quindi perfetto. Allora, quindi passiamo allora, come concordato con il Presidente Borgherini, alla discussione sul punto numero 12. Prego. Sì, grazie. Io non parteciperò alla discussione e alla votazione per un problema di conflitto di interessi. Punto numero 12, che è il regolamento e piano comunale per il commercio su aree pubbliche, approvazione. Allora, chi lo presenta? Assessore Ponzo, prego. Funziona questo? Ok. Bene, buonasera. Allora, andiamo a presentare stasera il nuovo piano e il regolamento delle aree pubbliche. Partiamo dal piano. Il piano è stato fatto un incontro, una concertazione con le associazioni dei categorie.